Oggi si inaugura una nuova area e che cosa significa questo per l'aeroporto di Fiumicino? Questa inaugurazione porta un miglioramento ulteriore nella qualità del servizio, un miglioramento ulteriore nella capacità dell'aeroporto, soprattutto per i viaggi extra Schengen, che è il mercato sul quale io penso che Roma debba puntare per aumentare il turismo di qualità. Cosa abbiamo realizzato oggi? Ecco i numeri di cui si parlava prima. 14 gate d'imbarco, i cosiddetti fingers, 8 gate d'imbarco remoti, 90.000 metri quadri, 40 punti vendita che avete visto di sfuggita e vedrete, spero, più compiutamente successivamente, 10 punti di ristoro, quelli che vedete qua, molti dei quali con prodotti italiani e con localizzazione sul territorio, 3 aree lounge, di cui una molto importante all'Italia, e un nuovo sistema di smistamento bagagli. Festeggiamo in questo momento una giornata di orgoglio italiano. E direi che ci riferiamo anche a un valore, credo di grande attualità, che in fondo è simbolizzato dagli aeroporti. Cosa sono gli aeroporti? Sono in fondo uno dei simboli del modo di vivere a cui siamo affezionati. Siamo in una bellissima piazza italiana, in fondo. Un luogo talmente bello che forse perfino Tom Hanks sarebbe contento di trovarsi costretto a rimanerci prigioniero in un posto di questa qualità.